rilasso le spalle, piante dei piedi paralleli, posso stare ferma, immobile, posizione anche del faraone va benissimo, o anche con il corpo eretto possiamo iniziare la sessione. Focus, la leggerezza dell'essere bascolando. Quindi possiamo dondolare, inspiro dai canali nasali, sorrido, mi diverto nell'espirare S fuori dai canali nasali, svuoto l'addome, inspiro ed espiro, radicamento delle piante dei piedi, sento la terra, sento Gaia che si muove in continuo movimento, come tutto il corpo, gli organi, tutto è vivo, tutto è vita e noi siamo vita in movimento. Co-creiamo la sessione insieme con la gioia nel cuore ed iniziamo adesso con un vocalizzo nel basculamento, con la rotazione, gambe divaricate, e fluiamo nell'asana, ruoto il busto, i palmi delle mani e le braccia e il capo si muovono a sinistra e a destra. Alzo il tallone, microflessione delle ginocchia, lettera A, vocalizzo, inspiro ed espiro con la bocca. Stappo diaframmatico, quarto passo dello yoga della risata. Disintossichiamo gli organi dell'apparato digerente. Nella risata, lettera vocalizzo, continuiamo a sentire la gioia della vera pace che è dentro di noi, la connessione nel qui ed ora della pace gioiosa. E mentre andiamo a ruotare e a massaggiare gli organi della zona lombare, primo chakra, e della zona pelvica, sottopellicale, dentro di noi il mantra: io sono pace gioiosa. Continua ad emulare la risata e a chi non venisse, inspiro, vocalizzo e poi naturalmente lettera A, espirando. Mi fermo. Variante montagna sacra. Dal basso verso l'alto, inspiro con le braccia. Dal basso le alzo sopra il chakra della corona, unisco i palmi delle mani in namaste, scendo verso il cuore e da qui tre om per iniziare la sessione, per ritrovare l'armonia del presente, presente e presenza a noi stesse, a noi stessi. Inspiriamo e tre volte cantiamo l'om insieme. Dai canali nasali in. E ancora in, inspiro, abbreviazione. E poi andiamo, vedete, a chiudere, quindi andiamo ad aprire il cuore, a invece a flettere gli avambracci, candelabro, il mento verso l'alto, apro, scendo e salgo, movimento fluido, ed uso anche il movimento dello squat, scendo con lo squat, apro il mio cuore nella posizione del candelabro, inspiro con la bocca, risucchio l'aria, guardo il cielo e sorrido.
E Spiro Candelabro, vedete gli avambracci aperti, le scapole si toccano, lo sguardo scende di nuovo, piccolo microflessione dello squat e ritorno, espirando giù, inspirando su, espiro con le braccia, candelabro scendo, sorrido, espirando dai canali nasali e sorridendo, inspiro su, prendo l'energia. E dentro di me il mantra, come dice Yogananda, io sono pura energia, espiro, finisco l'espirazione, torno su, torno giù, squat, apro il mio cuore alla vita, forza e coraggio, in, espiro candelabro che sorride, ridens, benissimo, sorride la vita, in, prendiamo la gioia. Rendiamo questo cuore più coraggioso, la paura diventa il coraggio, questa è la stessa energia, è la vita. Inspiro, accolgo la paura, apro il mio cuore e torno il coraggio di essere, di vivere, potere inclusivo, io sono pura energia, fuori l'aria dai canali nasali, inspiro su, espiro, scendo, sorrido, ringrazio, io sono pura energia, in, scendo, sciolgo la posizione e adesso andiamo a fare, mi metto in posizione laterale per farmi vedere. Iniziamo con il riscaldamento, con una microflessione delle ginocchia, il bacino esterno, la colonna leggermente si chiude, si inarca, crea un arco, allungo le braccia e naturalmente le apro con una doppia espirazione dalla bocca alitante ed un'ispirazione dai canali nasali. 12 volte conterò per iniziare il riscaldamento gioioso. Quindi apro le mie braccia, apro il mio cuore dietro le spalle, le scapole si toccano e inspiro in avanti, inarco la colonna, i palmi delle mani e le dita si toccano. Apro alitante doppio sorridendo. E ancora in, arco, mento verso l'esterno, apro il mio cuore alla vita ancora. E dentro di me due, io sono puro coraggio. Utilizziamo queste frasi, in, spiro, apro, doppio alicatante, ujjayi, variante. Apro il mio cuore, sullo sguardo verso il cielo, quattro, inspiro, scendo, 5. E ancora giù, inspiro, io sono puro coraggio, 6, e ancora mi inarco, in, 7, benissimo, io sono puro coraggio, in ed es, io sono puro coraggio, 8, es, 9, io sono puro coraggio, in, es, apro il mio cuore, ancora 10, in, es, io sono puro coraggio, e ancora 11, e 12, e torno micropausa a basculare, basculo e sorrido, e questa volta vocalizzo lettera E con il mudra della forza, ve lo faccio vedere, pollici all'interno, chiudo le dita, quindi provo a chiudere le dita a pugno e vado a massaggiare nella micropausa e nel basculamento sotto la zona della clavicolare. Lettera E, pericardio, lavoriamo sul cuore, la leggerezza che ci dona il cuore, la vita che pulsa d'amore attraverso il cuore. Stappiamo nel basculamento il vocalizzo. Quarto passo dello yoga della risata. Con la bocca si emula questo vocalizzo potente, diaframmatico. Chi volesse fare la variante può essere fermo, stabile e potrebbe anche emulare un vocalizzo semplice e lungo, lento e profondo. Inspiro dal naso e vocalizzo lettera E semplice. Come variante va benissimo, entrambe hanno lo stesso beneficio.
Massaggiamo, picchiettiamo la zona del pericardio. Agopunturiamoci con la gioia nel cuore. Divarico le gambe e andiamo a fare un positivo, energico, entusiasta in una nuova modalità. Ricordiamoci quindi un picchiettamento di base che si parte con le gambe naturalmente un po' più divaricate, talloni interni e le dita esterne della pianta del piede. Andiamo in un piccolo squat della dea per dire le tre frasi. Positivi, questa volta in avanti squat, le braccia in avanti, le dita aperte, divaricate, tese le braccia, attiva la muscolatura, entusiaste e positive energiche, scusate, energiche è al secondo, entusiaste, ci prepariamo per il cielo. Verticalizziamo il corpo, le gambe e anche le braccia e guardiamo verso l'alto. Se aveste infiammazione della cervicale, leggermente, non troppo in alto il mento. Si parte, ne facciamo 12. Allora, riscaldamento gioioso, positive, inspiro dal naso, e energiche, invece di fare energiche, facciamo in avanti le braccia, e energiche, squat, espiro dal naso, e con la bocca inspiro, entusiaste, e su, fuori l'aria dalla bocca, scendo giù con le braccia, in positive, e andiamo sempre con il picchiettamento sul pericardio, invece ripeto, della dea, in avanti le braccia, energiche, entusiaste, inspiro dalla bocca, espiro e scendo, di nuovo, positive, energiche, in avanti, salgo, entusiaste, inspiro dalla bocca, salgo, espiro dalla bocca, scendo, ancora, 4, positive, energiche, entusiaste, prendiamo l'aria, sentiamo la vita, fuori l'aria, espiro, di nuovo, 6, positive, energiche, entusiaste, inspiro, in, e es, scendo, 2 ispirazioni dal naso, 2 ispirazioni dalla bocca, positive, inspiro dal naso, energiche, espiro dal naso, riempio di nuovo l'addome salendo, entusiaste, inspiro dalla bocca, scendo, espiro dalla bocca, e ancora 7, positive, energiche, fluiamo, entusiaste, 8, positive, energiche, squat, entusiaste, 9, positive, energiche, entusiaste, 10, positive, energiche, entusiaste, 11, positive, energiche, entusiaste, e si può fare anche al maschile, micropausa, basculamento, e dopo positivi, energici, entusiasti, anche per lo yang, poiché tutto è uno, basculiamo e cantiamo il mantra del Ma, M-A-H-A, tutte insieme, inspirando dai canali nasali, sentiamo il mantra che purifica e riporta all'essenza, riporta alla vita, la mente entra nello stato di coerenza, inspiro e canto il mantra. Ma posso basculare o variante nella posizione stabile e ferma e ancora inspiro, sorrido. Ma inspiro e sorrido. Ma inspiro. Ma
Ma e mi lascio andare, rilassando il corpo. E adesso ancora andiamo nella posizione della dea per recuperare la fiducia, non solo la forza e il coraggio, la fiducia nel corpo, la fiducia per questa esperienza di vita. E la presenza avviene attraverso il lavoro sul corpo nello yoga, che ci dona l'integrità, la coerenza, l'unione che siamo, la vita, ci riporta la vita che siamo. Allora andiamo con, può essere piante dei piedi paralleli, possiamo scegliere, oppure possono la variante allo stesso beneficio anche aperte. E da qui andiamo come elemento, mi metto in posizione naturalmente laterale per farmi vedere meglio, andiamo come elemento acqua, come un flusso, a creare un'onda d'amore. Dentro di noi io sono un'onda d'amore, come dice Yogananda, un'onda di luce, e il capo, la colonna si allunga in avanti, c'è una flessione delle gambe, e vado con le braccia in avanti ad accarezzare, scendendo il dorso delle piante di piedi, le caviglie, le tibie, risalgo sui meridiani centrali dei reni, e di nuovo fluisco in quest'asana. Il respiro è di consapevolezza, dalla bocca espiro, quindi è risucchio l'aria, torace, diaframma, addome, espiro dalla bocca, svuoto l'addome, il diaframma, il torace. E andiamo come onda d'amore, il mantra, inspiro, scendo, allungo la colonna, bacino esterno, risalgo accarezzando il meridiano, espiro dalla bocca e fluisco in quest'onda d'amore, sorrido, fluidità in quest'asana, elemento acqua, lavoriamo sui reni, lavoriamo sulle paure. Ed il corpo scioglie la memoria cellulare, come dice Cartolla, tutto quello che ci accade, immaginate che sia creato da voi stesse, da voi stessi, allora abbracciatelo, accoglietela, la vita, le immagini, le esperienze davanti a voi e fluite con esse. Potere di inclusività, di accoglienza e di fluire, imparare a fluire con la vita, come quest'asana, come quest'onda d'amore. Siamo onda, siamo acqua. Fluisco con la colonna, la spina dorsale scende, il capo, la fontanella per unirsi tra cielo, terra, elemento. Tutto è un tutt'uno, elemento di energia che scioglie la roccia, spegne il fuoco della nostra rabbia, del risentimento, scongela il corpo di dolore. E ancora una, inspiro dalla bocca, espiro e torno su. Micropausa, possiamo stare ferme. Fermi nella posizione stabile, variante montagna sacra, oppure basculare. Come preferite? Più che altro, come preferisce il corpo. Lettera a vocalizzo, si bascula e si ride. Basculamento ridens. Lasciamoci andare alla risata. Da finta diventa vera, perché poi ce l'abbiamo dentro la vera risata. E ci mettiamo questa volta, ruoto per farmi vedere meglio, nel mudra di Venere al dietro, la zona lombare, intrecciando le dita, le palmi delle mani, pollice interno naturalmente intrecciato
sopra il pollice sinistro, sopra il pollice destro per le donne e per naturalmente i maschi, pollice destro sul sinistro. E andiamo ad aprire il cuore, vedete? Apertura di cuore. In questa posizione, aprendo il cuore, chi avesse problemi alle spalle e alla colonna, le braccia lungo le anche. Vi faccio vedere il movimento. Ecco la colonna. Salgo e scendo e posso anche flettere le ginocchia. Per cui il movimento è: inspiro dai canali nasali, in, apro il mio cuore attraverso il mudra di Venere sulla zona lombare, fletto le ginocchia, scendo fuori l'aria dalla bocca, getto a cannone, inspiro, espiro, getto a cannone, scende il busto, si proietta sulle gambe e tutta la tensione attraverso l'espirazione dalla bocca viene portata verso madre terra, concimata. Possiamo farlo anche nella posizione del faraone, salgo e scendo con la colonna e i palmi delle mani li posso anche posizionare lungo le anche. Quindi inspiro su, espiro giù. Quindi l'asana, abbiamo detto, apertura di cuore, mi metto in posizione laterale, salgo e scendo, fletto le ginocchia quando scendo, fuori l'aria dalla bocca, mudra di Venere dietro la zona lombare, fuori l'aria dalla bocca, inspiro su, porto la colonna su, inspiro dal naso e sorrido. Dentro di me, in quest'asana, verticalizzo il corpo nella variante montagna sacra, salgo e scendo, e dentro di me io sono pura luce. Inspiro, sorrido e dall'underworld, dalla terra, mi proietto con la colonna e col capo come un'antenna, ritrovo la luce. E dal basso all'alto, dall'alto al basso, abbraccio ciò che sono, pura luce. Fuori l'aria, quindi, se a chi naturalmente avesse dei rimasugli di energia e di tensione e di preoccupazione, va bene anche dalla, naturalmente l'ispirazione può essere anche dalla bocca, per togliere più facilmente la tensione. E fluisco in quest'asana, salgo e scendo, io sono fuori l'aria dalla bocca, scendo, inspiro dal naso, salgo, fluisco, io sono pura luce. Seguo il mio bioritmo, né forzare né sentire dolore. Questa pratica senza competizione non ha bisogno di perfettibilità, ha solo bisogno di fluire per aprire il cuore, per far sì che il corpo purifichi le tensioni al suo interno. E sciolgo, sciolgo la posizione, sciolgo il mudra, ritrovo il basculamento come micropausa. Questa volta respiro spontaneo, attenzione sui canali nasali. Espiro quindi e sempre attenzione nel respiro, nel flusso. Pratica e disciplina dei grandi maestri nella semplicità per ritrovare la vita che realmente siamo ed essere guidati e guidate dalla coscienza. Insieme il campo si espande energeticamente nella pratica e con l'intenzione ci cura, si prende cura di noi la vita con questa energia raddoppiata, triplicata, che arriva anche come granello al mondo intero per risanarlo e per portare una goccia di amore. Lascio andare il respiro spontaneo, bascolo oppure la variante nella posizione statica, posso chiudere gli occhi, sento il corpo che fluisce e si rilassa e da qui dolcemente andiamo nell'asana del nervo vago per ritrovare con le gambe divaricate, i talloni aperti e le braccia che si alzano all'altezza delle spalle. Andiamo naturalmente ad inclinare il busto, si alza il braccio sinistro, braccio destro lungo la gamba destra,
e quindi dall'anca sotto all'altezza del retro, diciamo dell'altezza del ginocchio all'incirca, posso guardare il palmo della mano sinistra che si alza, inspiro dal naso, scendo e alzo a destra il braccio, quindi allungo tutto quanto la zona naturalmente del fianco, ecco, mi allungo e ritorno. La respirazione può essere anche, se mi dovessi stancare le braccia le posso far scendere lungo le anche, se no partiamo con le braccia altezza spalle e andiamo, ecco, ad inclinare il braccio ed il busto, sorrido al centro, inspiro dai canali nasali, espiro a tratti dai canali nasali, S. Quando mi inclino dalla parte opposta, inspiro dal naso, espiro dai canali nasali. Ancora, inspiro, espiro dai canali nasali a tratti e fluisco nell'asana con le braccia e i palmi delle mani a cucchiaio, salgo e scendo, sorrido e lavoro sul meridiano della milza. Io sono in pace con me stessa, con me stesso, sono calma, sono calmo. E dentro di noi ritroviamo questa calma lavorando sul sistema nervoso simpatico. Siamo sicuri? Ci fermiamo con le piante dei piedi unite, uniti, ecco, benissimo, verticalizzato il corpo o nella posizione del faraone va benissimo. Andiamo su con le spalle, inspiro, trattengo 5 secondi in apnea, la tensione, quindi trattengo, tese, quindi in tensione 1, 2, 3, 4, 5 in apnea, con la bocca lascio andare verso la terra questa espirazione vivace dalla bocca e scende il mento verso la zona scapolare e clavicolare, le scapole scendono e si aprono. E di nuovo inspiro sulle spalle, trattengo, cerco di proprio essere contratta, di contrarre le spalle, di contrarre la muscolatura, 1, 2, 3, 4, 5 apnea, via, lascio bocca, espiro, S, rilascio le spalle, lascio andare, altre 3, inspirazioni, di nuovo, inspiro, lungo, lento e profondo, riempio l'addome, contrazione, apnea, 1, 2, 3, 4, 5, riuscite a contrarre tutta la muscolatura del corpo, anche le spalle e anche i glutei, per poi in apnea quei 5 secondi lasciare andare e decontraete tutto. Di nuovo, altre 2. Inspiro, contrazione tutta muscolare, via. Del corpo, spalle su, 1, 2, 3, 4, 5. Lascio andare con la bocca, scendo. Ancora una, in. 1, 2, 3, 4, 5. Benissimo. Allora, questa volta andiamo con i palmi delle mani sui fianchi a ruotare naturalmente il bacino con i 4 vocalizzi di yoga della risata. Quindi rotazione del bacino, palmi delle mani, come ho detto, sulla vita. E andiamo da sinistra verso destra, lettera A, vocalizzo. Andiamo con i 4 vocalizzi di yoga della risata a risanare le nostre anche, dove le tensioni, le preoccupazioni si possono annidare. Sciogliamole con naturalmente questi cerchi di gioia, ridens. Col perineo, come un compasso, disegniamo questo cerchio d'amore. Maria, puoi aiutarci a stappare? A stapparci dalle risate, grazie! Adesso andiamo con la lettera E, sempre rotazione da sinistra verso destra con il bacino. E adesso andiamo alla E. Andiamo
animali! Riossigenazioni degli emisferi adesso, dopo il cuore, dopo il corpo riossigenato. Cambio giro, lettera O, da destra verso sinistra, lettera O, vocalizzo, suono di terra, radicamento, primo chakra, dai chakra alti verso cielo terra, sono la medesima cosa, cerchio di vita, sciogliamo, blocchi consapevolmente, mettiamo l'intenzione di sciogliere tutto ciò. Guardiamo la nostra vita come un film. E se l'abbiamo creata noi, come dicono i maestri, possiamo creare qualcos'altro guardando e sorridendo e respirando ed accogliendo. Lettera U, vocalizzo. Finiamo col vocalizzo, lettera U, qualche altro cerchio disegnato dall'anca. Sinistra e destra, giocare disegnando questo cerchio, divertiamoci. E sciolgo, movimento shakerato delle spalle, slancio delle caviglie, slancio, 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 libero il corpo, libero il corpo, corpo libero come mantra, mentre slancio, shakero le braccia, i palmi delle mani, le spalle e le gambe, slancio, via, shakero e dentro di me mantra corpo libero, 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 corpo libero. Mi fermo, variante montagna sacra, anche nella posizione del faraone va benissimo, seduto sulla sedia, e andiamo adesso a vibrare, a far vibrare il corpo per sciogliere ulteriormente le tensioni, la vibrazione è energia, e andiamo a far vibrare tutto il corpo, dalle caviglie, polpacci, sale dalle ginocchia, i quadricipiti, le anche, l'addome, sale, il cuore, il petto, zona dei pettorali, spalle, braccia, capo, collo, tutto il corpo, ora vibra, vibra. E iniziamo col vocalizzo, lettera A, che ci apre all'amore, e vibra con il vocalizzo, via, stappo diaframmatico, vai Maria, contagiamo, contagiamo, vibro e contagio, lettera A, vocalizzo, quarto passo, yoga della risata, respirazione potente, diaframmatica, e adesso ruotiamo il busto a sinistra e a destra, lettera E, per il cuore, per aprire il cuore, per dare coraggio a noi stesse, a noi stessi, e mentre vibra il corpo, ruotiamo a sinistra e a destra, torno al centro, mi fermo e da qui, dall'immobilità, andiamo a ruotare, guardate, i polsi da sinistra verso destra, in senso orario, e dal basso verso l'alto, dal lungo le anche, si ruotano e si alzano con il mantra, il movimento Om So Ham, sino all'altezza delle spalle o poco più, per poi scendere dalla parte inversa, da destra verso sinistra, orario ed antiorario, scendendo. Inspiro e canto il mantra, repetita Yuvant, io sono l'universo. So Om So Ham, Om So.
mentre canto il mantra, o posso anche ascoltarlo, uguale il suo beneficio. Continuiamo insieme altre tre volte. Inspiro dal basso verso l'alto, cantiamo il mantra insieme. Inspiro, continuiamo col mantra. Scendo, torno acqua e da qui micro proprio movimento, un attimo di basculamento con il vocalizzo lettera E. Stacco diaframmatico e basculamento. Lo yoga della risata insieme all'Ananda Yoga, che è lo yoga della gioia, si uniscono insieme, poiché tutte le ramificazioni portano sempre all'uno. Amiamo tutto l'albero della vita, e tutti i rami, tutte le vie portano al divino, portano alla vita, all'essenza, all'essere. Vocalizzo lettera E, continuiamo col basculamento. Alzate un po' il mento, togliamo l'aria stagnante dai polmoni, la tristezza diventa l'essere e la vita ci sostiene, la vita ci fa accogliere con la sua vera forza e con il suo vero sostegno anche il corpo di dolore e il dolore stesso e anche l'esperienza di dolore viene accolta con la gioia, come San Francesco sapeva fare. Sorrideva, rideva e ringraziava anche nelle esperienze più impegnative della vita. Prendiamo esempio da lui, grande maestro di vita. E da qui, posizione della sedia, per cui chi è seduto nella sedia, sulla sedia, è già avvantaggiato. Fletto le ginocchia, esterno, l'esterno del bacino, benissimo, si espande e vado, guardate, nell'abbraccio, quindi mi abbraccio con i palmi delle mani sulla spalla, vedete questo intreccio, spalla sinistra, braccio destro, braccio sinistro, spalla destra, e in questo abbraccio fletto il mento verso lo sterno, inspiro dai canali nasali, riempio l'addome, quando apro il cuore mi apro per prepararmi nell'altro abbraccio, nell'apertura vocalizzo lettera A e mi abbraccio, inspiro mentre sono inarcata con la colonna, retroversione del bacino, mi apro alla vita, apro le braccia come delle ali, lettera A, vocalizzo, espiro, S e di nuovo mi abbraccio, scendo, inspiro lungo, lento e profondo nella posizione della sedia, questo meraviglioso abbraccio che ci aiuta, lo faccio anche davanti, inspiro fletto e apro le braccia, apro il mio cuore. Chiudo e apro e gli incroci variano. Apertura a sinistra e poi apertura, scendo e cambio a destra, palmi delle mani. E dalla posizione della sedia apriamo anche il cuore. Sentiamo che il cuore ora è al centro. Sentiamo che il cuore ci guida. È al suo posto.
padrone di casa, come dice Einstein, e la mente, co-creatrice e servitrice del grande cuore, dell'essenza della vita. E pian piano sciolgo, basculamento nel silenzio, respiro spontaneo, variante montagna sacra, ascolto. Il respiro spontaneo. E questa musica ci aiuta visualizzando una sorgente, sempre attenzione al respiro, stiamo meditando in modalità dinamica e statica. E in questa modalità dinamica visualizziamo questa sorgente d'acqua che siamo, scorriamo, ed è il respiro la sorgente, il prana. Attenzione al flusso di aria, di energia che entra, ci nutre spontaneamente ed esce dai canali nasali. Il corpo si rilassa, capo, spalle, gambe, ben radicate tra cielo e terra, presenza sulla fontanella e sul flusso d'acqua sorgiva, di prana, di vita. Sorridiamo. E dentro di noi il mantra, grazie, mentalmente, grazie. Grazie, mantra potente, uno dei mantra più potenti che ci siano, grazie, la gratitudine è una forza, grazie per tutte le esperienze che ci doni ogni giorno, grazie, il piacevole e lo spiacevole sono vita, grazie, lo accolgo con amore, grazie. Come grandi santi, come Gesù, come il Buddha, come i grandi maestri, gli illuminati, ringraziavano delle loro esperienze, grazie, delle loro lezioni impegnative, grazie. Tutto è per me, tutto è perfetto così com'è, anche se sempre in questo mistero non so il perché, grazie. Potere di accoglienza, la gratitudine, grazie, sorrido, grazie, grazie per ogni respiro, grazie, sento la vita che sono, grazie, sento la gioia espandersi ora, grazie, la condivisione è potente, grazie. Grazie per ciò che sono oggi, per quello che sono e non sono, grazie. E da questa gratitudine andiamo nella posizione del guerriero. Siamo guerrieri della luce. E allora possiamo farlo anche sullo yoga, con lo yoga della sedia, perché posizioniamo la gamba destra 45 gradi piegata, la sinistra piegata, la gamba destra 45 gradi tesa, il busto rimane naturalmente allungato tra la gamba sinistra e destra come segmento unito, e le braccia altezza le portiamo dal basso, da lungo le anche, altezza spalle, e poi ruotiamo il capo a sinistra, la gamba sinistra viene flessa e il ginocchio allineato alla caviglia. E in quest'asana, dove la pianta del piede destro è naturalmente in piano orizzonte, 45 gradi tesa la gamba destra, andiamo in questa posizione. E da qui, dalla posizione del guerriero della luce, inspiriamo dai canali nasali, sorridendo, e poi espiriamo, il braccio destro si appoggia sulla gamba e il braccio sinistro si inarca
espirando dai canali nasali, lo sguardo può essere sul centro del palmo della mano e torniamo di nuovo nella posizione del guerriero. Quindi con la sedia si allunga la gamba destra, l'altra è flessa ed è un gioco di braccia, di respiri che si inarcano e fluiscono e si allungano. Inspiro, espiro. Guerriero della luce, siamo guerriere, siamo forti, coraggiosi. Ancora uno, un'altra ispirazione, inspiro, allungo le braccia con un segmento, una linea infinita di opportunità. Espiro, mi inarco, sorrido, fuori l'aria dai canali nasali e torno al centro. Da qui, con le gambe divaricate, sempre anche nello yoga della sedia, si divaricano le gambe, quindi le anche si aprono. Andiamo con il mudra di Venere dietro sulla zona lombare, quindi intreccio, mi faccio vedere da questa parte. Fletto le ginocchia e scendo giù con il capo per rimanere con il bacino alto, talloni interni, piante di piedi esterne, scendo con il capo della fontanella su Madre Gaia. Rimango qui, statica. Posso anche non usare l'intreccio e del mudra di Venere, posso scendere con le braccia verso Madre Terra, rilassare con la microflessione delle ginocchia in squat, rilasso le spalle, le braccia, allungo la colonna come una talpa verso la grande madre. Visualizzo la terra, l'humus, il centro della terra, tocco nella visualizzazione il profondo, l'abisso, l'oscurità e la illumino con la presenza del respiro. Inspiro dai canali nasali e sorrido, espiro ancora dai canali nasali e sorrido. Io sono pura forza nella staticità del movimento del respiro. Si muove solo il respiro, il corpo è statico, l'asana è ferma, immobile. Il respiro dai canali nasali fluisce e scende come radice, e come radice, radici d'albero verso la terra. Io sono pura forza. Prendiamo energia dalla terra, prendiamo la vera forza, il radicamento. E da qua, dai canali nasali sorrido, dai canali nasali espiro e sorrido, snocciolo la colonna, torno pian piano su, verticalizzo il corpo, piano piano, variante montagna sacra. Rilasso le spalle, i palmi delle mani lungo le braccia. Condor, un condor entra nella nostra vita, l'animale medicina, dove larghezza delle anche, fletto le ginocchia e il bacino naturalmente viene, retroversione viene in avanti. Le braccia altezza, spalle, con gli avambracci piegati. Ecco, mi metto in questa posizione adesso di fronte. E vado ad ispirare doppio dai canali nasali, ruotando il busto e il capo, respiro di fuoco, fuori l'aria, mentre ruoto a destra e sorrido, torno a sinistra. Fluisco nell'asana, nell'animale medicina, condor, dita caduche, fuori l'aria dalla bocca. Visualizzo questo ponte, l'animale medicina, che diventa un ponte d'amore. Io sono unità, fuori l'aria dalla bocca. Visualizzo il corpo che è un animale che traghetta le anime tra cielo e terra. Inspiro doppio dai canali nasali, mando giù l'aria, riempio l'addome, fuori l'aria, svuoto l'addome con un flusso vivace. Ancora. E dal condor scendo,
e torno ad essere un angelo. Quindi le gambe sono leggermente divaricate, piante dei piedi parallele oppure anche aperte come variante, e scendo con il, guardate, inclino naturalmente il busto, tocco le dita dei palmi delle mani in basso e salgo su verticalizzando il corpo e toccando il dorso dei palmi delle mani. E quindi scendo e salgo in questo squat, salgo e scendo, sono un angelo. Dalla bocca inspiro, dalla bocca espiro. Quindi inspiro dalla bocca, espiro dalla bocca. Benissimo. Io sono pura leggerezza, salgo e scendo, dorso dei palmi delle mani, scende la colonna, unisco le dita mentre scendo in arco, quindi posizione anche laterale, ve la faccio vedere. Inspiro ed espiro, angelo. Salgo e scendo nell'asana, con la bocca inspiro, con la bocca espiro, proietto anche in avanti, su, salgo e scendo. Visualizzo la leggerezza, il mantra, io sono pura leggerezza. Finisco l'espirazione verso la terra, salgo e scendo. Io sono pura leggerezza. Tutto è fluido, gli avambracci sono proprio fluidi, sono come ali. Leggeri, vibrano come la vita. Salgo, scendo e sento l'unità del gioco della vita, le ali. Allora, da Shavasana abbiamo respirato lungo, lento e profondo dai canali nasali. Rilassato il corpo, le spalle. Abbiamo espirato dai canali nasali. Tutto il corpo ora è affidato alla terra e da qui andiamo pian piano ad aprire gli occhi e a muovere, a camminare sulle nuvole. Quindi con il braccio sinistro e la gamba destra andiamo praticamente ad inspirare su con la gamba e il braccio opposto, sinistra e gamba destra, braccio, scendo, espiro dalla bocca e risalgo con la gamba sinistra e il braccio, le dita divaricate, e vado a camminare sulle nuvole, mento verso lo sterno per chi è in Shavasana, per chi è sulla sedia, inspiro allungo la gamba in avanti, il braccio opposto e scendo. Anche nella posizione del faraone camminiamo sulle nuvole. Chiudiamo gli occhi per potere di visualizzazione. Salgo e scendo, inspiro dai canali nasali, espiro, scendo dalla bocca, fuori l'aria gentile e vivace il getto. E cammina nella leggerezza dell'essere. Al mio bioritmo fluisco nell'asana, salgo e scendo e divento un tutt'uno. Le braccia attive, la muscolatura attiva delle gambe, inspiro e sorrido. E da qui io sono pura armonia. E nella camminata della leggerezza, il mantra mentale, mentre inspiro dai canali nasali, torace di frama addome, espiro dalla bocca, il mantra io sono pura armonia. Visualizzo le nuvole come forme pensiero. Visualizzo la camminata con le sensazioni che diventano e sono emozioni che passano, che vogliono essere vissute, viste, ascoltate, accolte, per imparare a vivere e a sentire la vita che siamo e che sono. E queste emozioni, come nuvole, osservandole e accogliendole come madre, in questa camminata di potere, sono un terzo della vita. Noi torniamo a farci sostenere dal respiro, all'intenzione e all'attenzione
del momento presente, stare con quello che c'è e camminare sulle nuvole ringraziando quello che c'è. L'armonia è sempre presente dentro di noi. Ricordiamoci, il maestro è il corpo che ci dona l'esperienza della vita e attraverso il corpo ritroviamo la presenza che è pura essenza vitale. Inspiro e espiro, lascio andare forme pensiero egoiche, lascio andare accogliendole, lasciandole andare le emozioni e cammino libera e leggera, libero e leggero di essere. Rilasso il corpo e vado ad abbracciare le ginocchia al petto, palmi delle mani sulle tibie, divarico naturalmente le gambe e vado con gli avambracci esterni a basculare a sinistra e a destra. Chi è sulla, naturalmente nella posizione del faraone sulla sedia, con gli ischi può naturalmente basculare e naturalmente questo movimento di dondolo, di asana dondolante, rilassa il corpo. Riportiamo nel dondolio un equilibrio. Inspiro questa volta dai canali nasali ed espiro del fischio, con la bocca esterna e le labbra nel basculamento di quest'asana, ginocchia al petto, tratteniamole. Andiamo a espirare con questa emissione di suono. Labbra esterne, un forellino piccolo e esce un suono chiamato respiro del fischio. Ruoto il capo a sinistra e a destra, massaggio naturalmente anche i meridiani. Inspiro dai canali nasali, sorrido, espiro del fischio, fuori l'aria dalla bocca. E il nostro sistema nervoso simpatico e parasimpatico ritrova la vera pace. E da qui, posizione fetale, ruoto le gambe flesse da una parte, allungo il braccio sinistro, la tempia sinistra sul braccio naturalmente allungato, le piante dei piedi, gli alluci uniti, e il palmo della mano può essere appoggiato sull'esterno della gamba, posizione dove ci raccogliamo, posizione di raccoglimento. Inspiro e sorrido dai canali nasali e ritorno al respiro base dello yoga. Espiro, svuoto l'addome e sorrido, lungo, lento e profondo il respiro. Inspiro, espiro. E ancora, insieme a questa respirazione base dello yoga, addominale dai canali nasali, in ed es, il mantra, come dice Yogananda, io sono pura serenità. E respiriamo, mettendo attenzione al prana, al flusso, pratica la presenza, al qui ed ora. Non importa, non esiste caduta, non esiste perdita, anche quando le forme pensiero ci portano altrove e perdiamo di vista il presente. Cosa importante è ritornare al respiro. E qui ritroviamo la presenza, la vita. Io sono dentro di noi il mantra della purezza. Continuiamo a rilassarci mentalmente, a sentire la vera vita che siamo. E dolcemente dalla posizione fetale mi aiuto a permettermi
e quindi per permettere al corpo di verticalizzare, quindi salgo su nella posizione di Sukhasana con le gambe incrociate, posizione semplice che può essere anche quella del faraone sedute sulla sedia. Sukhasana, se aveste problemi alle ginocchia, avanti con le gambe naturalmente tese in avanti, che avesse le ginocchia infiammate. Da qui cavalchiamo ancora il cammello, quindi con i palmi delle mani aggancio sulla caviglia sinistra, andiamo ad agganciarci e andiamo con, in questo caso chi è nella posizione del faraone, con i palmi delle mani sulle ginocchia, inarco la colonna verso il basso e poi apro il mio cuore verso l'alto, anche il mento, e vado quindi con la colonna, anche c'è una piccola retroversione del bacino, andiamo nell'asana del cammello felice. Questa volta vocalizzo lettera A, cammello Felix. Apriamo il cuore alla vita stessa che siamo. Cammello Ridens. Ecco, e da qui apriamo le braccia, andiamo verso all'altezza delle spalle, le apriamo e andiamo, vedete, ci incliniamo, palmo della mano sinistra si inclina verso la parte sinistra, il destro si appoggia al ginocchio opposto invece del destro verso il sinistro, per inspirare ed andare pian piano con il busto a sinistra, seguire l'inclinazione centrale, verticalizzo la colonna, espiro, vado anche a destra con il busto, mi inclino, palmo della mano sulla, sul ginocchio destro, benissimo, all'opposto col palmo della mano sinistro, inspiro, espiro, incrocio, sorrido dai canali nasali, respiro base ancora dello yoga, verticalizzo il corpo, espiro a destra, verticalizzo il corpo, inspiro a sinistra, sorrido, inclino ancora e lavorando sul meridiano della milza ed il mantra mentre eseguiamo l'asana è: io sono pura energia. Di nuovo questa energia che crea l'equilibrio, io sono pura energia ed equilibrio, quindi ritroviamo un equilibrio in quest'asana e in questo fluire. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ancora di nuovo, possiamo chiudere gli occhi, sentire questo allungamento del dorso, quindi allungamento del fianco, sorrido, S, in, sorrido e continuo. Per fermarmi al centro, verticalizzare il busto e andare in avanti con i palmi delle mani. Quindi se siamo nella posizione del faraone, seguiamo le ginocchia, scendiamo sulle tibie, allunghiamo le braccia verso le piante dei piedi e noi il busto verso madre terra. Possiamo anche essere, diciamo, mi metto lateralmente per farvi vedere, incliniamo il busto sia curvandolo sia possiamo anche allungarlo con la colonna eretta e veniamo giù con gli avambracci e la fronte a terra. E nella posizione statica, questa è una delle mie posizioni preferite, si chiama l'inchino, reverenza, umiltà. In questo grande disegno misterioso impariamo ad essere umili, impariamo a chinare il viso verso il cuore, la mente si inchina al cuore con gratitudine infinita, poiché anch'esso è vita. Inspiro dai canali nasali, getto gentile fuori l'aria dalla bocca, rimango nella staticità della posizione e sento il potere della gentilezza
La gentilezza è la vera umiltà e l'anima la vita ce l'ha. Il potere è la gentilezza e noi siamo pura gentilezza, il mantra che ci aiuta a ripulire il passato, ad essere gentili con noi stessi e con noi stesse. La gentilezza ci fa ritrovare in ogni istante, nell'apparente caduta, nella lezione impegnativa, il potere della gentilezza. Si prende cura di noi e sorridendo ringraziamo. Attraverso il respiro, questa virtù che abbiamo dentro di noi e che si riaccende nella pratica alla presenza. Essere gentili, incarnare la gentilezza, prima di tutto con noi stessi, per poterla donare. Respiro, sorrido, sempre dai canali nasali, e gentilmente, fievolmente dalla bocca, questa respirazione dolce verso la terra, in quest'atto di umiltà e di gentilezza, ringraziando ciò che siamo ed imparando queste virtù. Ascoltiamo il nostro respiro nel silenzio. Ci muoviamo dolcemente pian piano dal centro verso il ginocchio sinistro e col capo scendiamo con la fronte e con il busto verso il ginocchio sinistro flesso, gli avambracci sempre piegati, quindi scendiamo sulla parte, mi rimetto centrale, per farvi vedere, sinistra, con il busto e il capo. Inspiro dai canali nasali, riempio l'addome. Io sono pura gentilezza, espiro dalla bocca. Rimango per 3 respiri sulla parte destra, scusatemi, chi è ugualmente sinistra o destra, non ha importanza, per poi, finite le 3 inspirazioni ed espirazioni, ci muoviamo al centro con i palmi delle mani e andiamo dalla parte opposta. Sempre il busto, si può naturalmente sia inarcarlo e sia anche allungarlo come un segmento per poi proiettarlo sul ginocchio opposto. E quindi la fronte verso terra, avambracci piegati. Impariamo ad essere riverenti. Il respiro dal naso, lungo, lento e profondo, seguite voi stesse, espiro dalla bocca. Rimango nella posizione statica per allungare la spina dorsale. Ascolto il respiro, pratico la presenza. Io sono pura gentilezza e sorrido, immancabile, inconfutabile. Simbolo della vita, il sorriso. E pian piano torniamo al centro con i palmi delle mani. Snoccioliamo la colonna, verticalizziamo naturalmente la spina dorsale e andiamo in Shavasana, posizione del cadavere, per un piccolo yoga nidra. Grazie. Chiudiamo gli occhi, Sukhasana, posizione del faraone, Shavasana, ed iniziamo questo piccolo yoga nidra, focalizzandoci sul respiro, lasciandolo spontaneo,
e rilassando il corpo, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Con il potere della visualizzazione entriamo nel bosco sacro, dentro di noi, nel nostro cuore. Ascoltiamo ora il battito del cuore, mettendo attenzione a questa energia che porta vita, questa energia vitale che co-crea vita insieme a noi. Dove c'è l'attenzione, lì vi è l'energia. E visualizziamo il nostro cuore ora aperto, vibrante. Ogni battito è pura gioia. Visualizziamoci come bambine, come bambini, come quando eravamo piccoli e tutto era un gioco. Ed ora, divertendoci, come ci ispira Yogananda in questa pratica semplice e fluida, torniamo a giocare, torniamo alla leggerezza dell'essere. Sorridiamo, come fanno sempre i bambini. E in questo eterno presente ci sentiamo sempre più gioiosi, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ed il cuore, come un grande tamburo sciamano, batte, batte per suonare la gioia che è in noi e diffonderla. E contagiare come dono inscindibile della coscienza. Visualizziamoci gioiosi, gioiose, danzare insieme a questo suono, il suono del tamburo che ci ricorda il battito del cuore. Il cuore si rilassa e dentro di noi il mantra tre volte lo ripetiamo per il nostro potere mentale, per il collegamento all'universo e alla mente universale. Noi siamo puro amore. Noi siamo puro amore. Noi siamo puro amore. Il cuore si lascia andare e questo bosco sacro all'interno di sé nasconde una sorgente, un fiume che scorre e dalle arterie, dalle vene si ritrovano radici di acqua e di prana che scorrono come un fiume in piena e di vera gioia inondano le nostre cellule e anch'esse ascoltano attraverso il respiro la vita che scorre, la vita che fluisce e co-creano altra vita. Visualizziamo le cellule del nostro corpo luminose, felici, danzanti. Il corpo si affida e si rilassa tra terra e cielo. Tutto l'apparato scheletrico si affida alla vita stessa, fatto anche di minerali, il tessuto osseo, il corpo, richiama acqua, cielo e terra, fuoco, elementi inscindibili di vita
eterna e di vita stessa, che formano la vita e sono un tutt'uno dentro di noi. Ed in questa cooperazione ritroviamo uno stato di rilassamento, uno stato di affidamento, di fiducia. L'apparato scheletrico ora è completamente abbandonato all'humus della terra. Sentiamoci come un seme. Visualizziamoci abbracciati dalla matrice divina e pronti a sbocciare, aperti con il cuore a crescere, al primo raggio di sole, ad espanderci come stelle. Visualizziamo queste infinite potenzialità come la galassia in cui viviamo, con miliardi e più di stelle, di pianeti, di vita e questa energia sacra che tutto crea in espansione eterna. E noi, granello di vita, facciamo parte di questo disegno. La muscolatura del corpo, dal capo, dalla fontanella, scende sul cuoio capelluto, sugli emisferi, scende nella mente per risanarla e unirla. Il volto viene accarezzato e verso il quinto chakra, il collo, la muscolatura, le spalle, lasciamo andare tutte le tensioni, i blocchi, i rimasugli di pesantezza mentale, fisica, emotiva. Apriamoci alla maestria. È solo nel presente, è qui ed ora. E quando torniamo nel presente a vivere con presenza, la vita ci sostiene, ci nutre e ci dona l'indicazione la soluzione, l'intuizione. Per vivere pienamente questa esperienza divina e sacra. Le braccia si rilassano come ali di farfalla, si aprono al volo e con leggerezza si lasciano andare. Il busto, gli organi interni, dal cuore ai polmoni, la gabbia toracica, tutto è completamente rilassato. Il diaframma, l'apparato digerente, gli organi felici, tra di loro nell'unione e nell'unità collaborano e si rilassano nel qui ed ora, cullati dal respiro che è vita. I chakra si affidano anch'essi e queste ruote di energia ritrovano il senso dell'equilibrio, il senso dell'unione. Lasciando andare ciò che più non serve. Quell'energia di scarto che diventa concime alla terra e che genera fiori profumati e frutti pieni
di vita. Tutto si trasforma, nulla si distrugge, ed il corpo, le gambe anch'esse, imparano ad affidarsi, ad essere un tutt'uno con la vita, a camminare ogni giorno, sempre più presenti, sempre più vivi, sempre più entusiasti e grati della vita così perfetta che si prende cura di noi, e nell'imperfezione ritroviamo la perfezione della vita, poiché tutto è uno, perfetto e imperfetto, piacevole e spiacevole, e nella sofferenza ritroviamo il potere dell'illuminazione. Le piante dei piedi, radicate e rilassate al cuore di Madre Terra, ci aiutano a ritrovare la centratura, la connessione nel potere dell'adesso. E tra cielo e terra, dalla fontanella, le piante dei piedi, questa interezza, questa integrità ritrovata ci dona la capacità di vivere felici nel qui ed ora, il regalo più grande, la consapevolezza di essere vita stessa. Il corpo si rilassa completamente, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E come una fenice ogni volta rinasce e co-crea. I chakra sono completamente integri, completi e risanati. Anche il corpo, sempre più sano, sempre più forte, sempre più coraggioso e sorridente e gioioso. Conterò così dal 3 al numero 1, e al numero 1 mi risveglierò dallo Yoga Nidra in perfetto stato di buona salute, sentendomi sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Inizio a respirare consapevolmente dai canali nasali, lungo, lento e profondo è il respiro, ed espiro dai canali nasali, svuotando l'addome che si compatta sulla colonna, e sorridendo in questo yogando, ritorno bambino, bambina, e mi risveglio sorridente. 3. Abbraccio me stessa e me stesso. Con il potere della gentilezza prometto a me stessa e a me stesso di praticare la presenza per essere sempre più vivo e viva, e fluire nella vera vita. 2. Sentiamo l'unità, sentiamo che tutto è uno, e nell'integrità apriamo le braccia al bene che è davanti a noi. E al numero 1, con la gioia nel cuore, iniziamo a risvegliarci. Pian piano, iniziando a muovere delicatamente le dita, le palme delle mani, chiudo e apro, chiudo e apro, chiudo e apro. E in questa apertura e chiusura, le palme delle mani inizio anche a ruotare in senso orario ed antiorario, i polsi, con un movimento anche libero delle,
se, per chi è in Sukhasana o nella posizione del faraone, delle spalle, mentre chi è in Shavasana sale e scende con, naturalmente con le spalle in terra, salendo e scendendo con le spalle, movimento di onda. Pian piano abbracciamo le gambe al petto se siamo in Shavasana, le portiamo noi da Sukhasana davanti a noi, in una posizione, ecco, laterale, abbraccio intrecciando le dita, le ginocchia al petto, fronte alle ginocchia, inspiro, allungo, espiro e rilasso. Inspiro ancora, fronte, espiro e rilasso. Inspiro, espiro e rilasso. Posizione fetale per chi è in Shavasana, quindi sempre con le gambe, ritorno in Sukhasana, sempre chi avesse le gambe flesse da una parte, con il braccio disteso, la tempia appoggiata, un respiro lungo, lento e profondo, per poi rialzarsi nella posizione semplice. E nella posizione semplice, movimento libero, in Sukhasana, delle spalle, posso shakerare i palmi delle mani ed anche movimento libero del capo. Palmi delle mani sulle ginocchia, ruoto come disegnando una mezzaluna, un semicerchio, il mento a sinistra, inspiro dai canali nasali, espiro dai canali nasali, inspiro a sinistra, espiro a destra, inspiro, espiro. Per chi non avesse problemi alla cervicale, rotazione completa da sinistra verso destra, con la respirazione base dello yoga, colonna eretta, il mento disegna un cerchio, esatte vertebre cervicali si allungano e rotazione dall'altra parte per sciogliere tensioni dal collo e blocchi. Inspiro e espiro. E ritorno al centro, inspiro a sinistra, inclino il capo, espiro a destra, inclino il capo, benissimo. E da qui torniamo al centro e andiamo con i palmi delle mani a strofinare i palmi delle mani, andiamo in angeli mudra, tu ed io siamo uno, strofiniamo i palmi delle mani. Forte, 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 palming sulle palpebre, attaccatura proprio del palmo della mano sulle palpebre come digito pressione, e le dita si proiettano sulla fronte sino ad arrivare al cuoio capelluto. Inspiro dai canali nasali, espiro dai canali nasali, questo palming per vedere bene, vedere chiaro, purificare il sesto chakra, e da qui sciogliamo il mudra per ritrovarci del palming, per ritrovarci nel mudra del Namaste, l'Angeli Mudra, e cantare insieme il mantra dell'Om per chiudere la sessione. Inspiriamo e cantiamo insieme. Ancora, inspiro. Inspiro. Tre shanti. Shanti, shanti, shanti. Pace, pace, pace. Ringraziamo i maestri ascesi, la matrice divina, le menti più purificate e presenti, i cuori più consapevoli, e con umiltà e gratitudine a Madre Terra, e oggi a voi Namaste, grazie, grazie di cuore.